Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale, siamo tornati con MotoGP 24 e il nostro Franco bollato. Ragazzi, purtroppo non sono andate benissimo le qualifiche. Franco, sotto un diluvio torrenziale, non è riuscito a classificarsi in Q2 e quindi partirà tredicesimo. Ora, abbiamo girato sotto l'acqua e la gara è sull'asciutto, quindi un po' cose nuove per bollato. E andiamo un po' a vedere, qui sì, conviene una M all'anteriore. No, Franco decide per una H all'anteriore e una M al posteriore. HM per bollato per questi quattro giri sul circuito Marco Simoncelli. Eccoci. Dopo semaforo scatenato l'inferno, prima dentro, cassa martello e andiamo. Allora, attenzione, c'è una Honda in pole position, non si vedeva dai tempi di Franco Bollato, quando Franco Bollato correva nella Honda. Ayogura parte in pole position e siamo partiti con Bollato che viene un po' risucchiato dal gruppo. Cerca Franco di trovare un po' il pertugio adesso, attenzione. Oh, mamma mia, attenzione qua, Bollato si gira tanto. Oh, attenzione. Toccate, ci sono state delle cadute, probabilmente innescate anche dalla toccata di Bollato, che si è trovato un po' intruppato nel gruppo. Si trova adesso in P4 Franco, ricordo 27 punti dal compagno di squadra Aleix Espargaró, che è lì davanti in P3, e viene giustamente redarguito Franco. Intanto, Ogura, botta sportellata a Bollato, lo manda un po' fuori e lo mette in P5. Franco sa che non può perdere il treno con quelli davanti. Oh, mamma mia, largo Bollato ne approfitta anche Enea Bastianini. Oh, Franco si attacca adesso ai freni a San Brembo con Enea davanti, Bollato dietro, tutto è pronto, ci siamo. Va Franco, attenzione, arriva qua attaccato a Bastianini, l'attacco su Bastianini porta Bollato largo. Bollato deve riaccodarsi dietro, così lo fa. Attenzione qua, in percorrenza Franco ne ha qualcosa di più lì. Franco deve trovare un modo, eccolo qua, deve trovare un pertugio, lo trova adesso e va anche ad attaccare Ogura, ma non può, va largo. Attenzione, non esagerare Bollato, è che perdere dei punti per Franco adesso, che ha rimesso in piedi il mondiale, è dura, si arriva in curva 1, ancora un pelino largo, ma è dentro Bollato. Ah, toccata con Ogura, si rimette P4 Franco, cerca di raggiungere davanti a lui il suo compagno di squadra Aleix Espargaró, che è in bagarre con Jorge Martin, attenzione perché non lo sta rendendo bene secondo me questa gomma, forse l'anteriore o la posteriore dura, non lo so. Vediamo, Bollato ancora che cerca in qualche modo di recuperare il gap su quelli davanti con un anteriore che ha un po' di chattering, che si muove, che scrulla un po' le mani di Bollato. Eccolo qua Franco, curvone 11, curva molto veloce. Intanto qua la moto che scuote, Bollato che si attacca ai freni per poi lasciarla scorrere. Lungo, tanti errori da parte di Franco. Si rimette davanti Ogura, Bastianini, Ogura è stato un po' riassorbito, la Honda purtroppo non riesce, anche se ha fatto una grande partenza Ogura. Va ancora Franco, va alla staccata, bella questa, si mette davanti a Enea, ma credo che Franco non ne abbia per riportarsi sul gruppo davanti purtroppo, e quindi questo è un grossissimo problema. Oh mamma mia, va ancora Bollato, attenzione, toccata, va giù Bastianini,
va giù Bastianini, per fra un po' tira via anche Franco, probabilmente bollato, potrebbe essere messo sotto investigazione per questo contatto. Non ci siamo proprio, c'è qualcosa che non va. Passa anche Martin, no scusate, Guevara, c'è qualcosa che non va Franco. E infatti arriva l'avvertimento per il buon bollato. Si impenna un po' la moto di Guevara, che niente, bollato è arrivato lungo un'altra volta. Qui va la misura col calibro. E qua no, e qua no, accidenti. È un problema, è un problemone, ragazzi, è un problemone. Sta per iniziare l'ultimo giro. Guevara ha bollato almeno la P4. La deve prendere. Ma anche Guevara gli va via, anche Guevara gli va via. Anche Guevara gli va via. Fa fatica, Franco, fa fatica a fermarla. Attenzione, limiti di pista, avvertimento, deve ridare la posizione. Ridà la posizione a Guevara, salvo poi buttarsi subito dentro per riconquistarla. Guevara è davanti, Guevara è davanti. No! No! Disastro, no! Disastro di Franco, che va giù all'ultimo giro. Va giù all'ultimo giro, porca vacca, niente, nulla, è finita. 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 Bollato va giù, niente. Long lap penalty. Long lap penalty per Franco anche. Che sconterà adesso, probabilmente, perché non vorrei poi non portarmelo in gara 2. Quindi gara da dimenticare per Franco. Ha scontato il long lap. Bollata aveva fatto di tutto per tenere aperto il mondiale, però purtroppo. Allora, grossi problemi in frenata, ragazzi. Io potrebbe essere la gomma a questo punto. Potrebbe essere, anzi sicuramente, la gomma, una gomma che non ha funzionato bene, questa H al posteriore secondo me non ha funzionato benissimo per la gara, e quindi per la gara di domani io prevedo una MM. E bollato va a tagliare il traguardo, sconsolato. Rientrano i box. Peccato, fra vince Spargarò. No, bollato torna a 39, ragazzi. È durissima ora. Questa sprint rovina un po' i sogni di Franco. Buongiorno, che adesso è di nuovo in all-in, ovvero se sbaglia questa, addio mondiale. Ogura in pole position. Oggi risultato favoloso per Ayogura. Il sole splende e le temperature sono miti. La maggior parte dei piloti ha scelto. Quindi andiamo a vedere un po'. Temperature sono addirittura più. No, sono più basse, ok. Bollato M e M. Doppia M per Franco. Franco si gioca tutto qui. Al semaforo, il Gran Premio di San Marino sta per iniziare. Dopo il semaforo scatenato l'inferno, prima dentro, gas a martello e andiamo. Tutto è pronto. Grandissimo anche Oliveira, che ha fatto secondo me una. Ma guardate la onda, la terza onda. Una onda ufficiale in prima fila. Si parte, tutto è pronto, partiti. Quindi sia Oliveira con la KTM ha fatto un super mondiale secondo me. Veramente ha dimostrato molta velocità. E comunque anche la Honda sta un po' venendo fuori. Rieccoci qua un po' nell'imbuto. Bollato si trova nell'imbuto. Sette giri, gara lunga. Attenzione, Bollato si trova nell'imbuto. Riesce a sortirne abbastanza bene. Mamma mia! No! Tirala su, Franco. Tirala su. Un
attenzione perché... No! Collato riesce a non cadere, ma entra, rientra in ultima posizione. Mamma mia! Weekend peggiore per Franco, non poteva esserci! Qui a Misano! Oh, mamma mia! Weekend peggiore per Bollato, non poteva essere! Il mondiale se lo sta giocando qua con l'Aprilia. Qui a Misano, intanto va largo, credo sia Vignales, entra Bollato. No, era Fernandez, scusate. Tiene anche Reda Arguito Bollato per quell'incidente, per un incidente probabilmente alla partenza. E intanto Bollato su, attenzione qua, Bollato, ah! Finito, mondiale finito, Bollato a terra. Bollato a terra insieme a, credo di Gian Antonio. Rientra Bollato, ma il mondiale è finito. No, Bezzecchi. No, vabbè, non frena sta moto. Niente. Non so che dirvi, ragazzi. Mondiale finito per Franco Bollato, che purtroppo finisce nel sabbione nel weekend di San Marino. Due volte nel sabbione. Che consacra, quindi... Decide di salire in moto Bollato, ma la vedo dura. Consacra quindi la fine del mondiale per Franco, purtroppo. Mamma mia, che sfortuna Bollato. Ci credeva Franco. Ma non è così. Non è così. Comunque, ho trovato una difficoltà io nel fermare la moto in questo Gran Premio allucinante. Vabbè, nulla. Peccato, finita così. C'è il ritiro di Bollato che va mestamente, entrerà ai box adesso. Ho durato una fatica incredibile. La moto non si fermava. Peccato. E c'è il ritiro. Weekend amarissimo per Franco Bollato, che rientra ai box in questo momento e si ritira. Franco Bollato. E log la penalty mi ha dato? Troppo veloce? Allora aspetta, facciamo long lap, scontiamolo perché non vorrei che me lo... No, non me lo può contare per la gara dopo. No, non può. Quindi lo possiamo ritirare. E quindi... Il video finisce qua, purtroppo, ragazzi. Non è andata bene. Ci siamo buttati veramente male. Bollato torna a 59 punti di distacco da Espargaró. No, è finito. 59 punti vuol dire... Mamma mia. Fine stagione. Quante gare c'è, raga? Aspetta, vediamo un po' qua. Vabbè, Zecchi, tieni. Ayogura, tieni, dai.
Quante gare ci è rimasto? 1, 2 e 3, quindi c'è 25, 50, 75 e poi 75. Sì, ma è difficile, non è fattibile. Purtroppo non è fattibile. Si va in Inghilterra, ma in maniera molto triste. Va bene ragazzi, il video finisce qui. Spero che il video vi sia piaciuto. Purtroppo non è andata come ci aspettavamo, pazienza, non può andare sempre bene al nostro povero Bollato, ma noi continueremo a supportarlo fino all'ultima gara o finché la matematica ci dice che Bollato può diventare campione. Continuate a rimanere sul canale così per da seguire le avventure di Franco Bollato. Ci vediamo alla prossima, è stato un piacere come sempre. Ciao belli.